Facile, ho vissuto la settimana più drammatica della mia vita, perché sono quelle cose a cui non riesci a darti una spiegazione. Io poi ho due figli che viaggiano, ho 28 anni di Bari Nord, pensate un po', fra scuola, lavoro e conservatorio. 28 anni, quindi è una linea che con i suoi pregi e con i difetti, ma nel 2016 non è possibile che questo percorso non sia munito di sistemi di sicurezza, insomma. Allora adesso è utile, non ci resta che il silenzio. E stasera abbiamo voluto dedicare questo momento e abbiamo voluto fare parlare la musica, perché io mi vedo ancora Antonio avanti, l'ho tenuto 3 anni a scuola media, insomma, con la sua clavietta. Antonio, impegnati altrimenti. E la mamma mi suggeriva adesso, io lo chiamavo sempre il pianista, tu sei il pianista, suona il pianista. E quindi mi ha ricordato questa cosa qui, perché nella confusione avevo perso pure i punti di riferimento. Un bravo ragazzo. E adesso stasera cantiamo e suoniamo per lui, che ci possa ascoltare, e insieme stasera suoniamo insieme stasera con Antonio. Facci compagnia per questa sera. Ok, quest'anno abbiamo messo su questo progetto, l'abbiamo dedicato ai cantautori scomparsi, queste grandi figure che ci hanno lasciato questa straordinaria eredità.
Quindi partiremo da Domenico Modugno, passeremo per De André, Battisti e tanti altri adesso. Va bene, facciamo, dicevo, parlare la musica stasera. Apriamo il programma con una bellissima canzone di Domenico Modugno. Lui ci ha lasciati nel 1996. Questa canzone, abbiamo voluto aprire questa serata con un bel titolo, meraviglioso, perché il tutto ci deve, dice la canzone, anche quando c'è il dolore, il tutto può apparire meraviglioso. Per cui cerchiamo adesso di amare la vita, ecco, amare la vita. E questo, in questa canzone il Modugno ce l'ha insegnato. Questa canzone ce la interpreta Daria Lamanna. È Destino che deve iniziare sempre. Ok, Daria ci canta Meraviglioso di Domenico Modugno. Allora, stasera, a differenza degli altri anni, i ragazzi, le ragazze anzi, e i ragazzi, saranno accompagnati da questo straordinario trio. Francesco, Giancastro al pianoforte, Paolo Montaluri, basso del tempo, Tommaso Sanna, batteria e percussione. Signori, Daria Lamanna in Meraviglioso.
meravigliosi. I cantautori abbiamo, e fra i più grandi insomma, c'è una cosiddetta scuola genovese che alla fine degli anni 50, inizio anni 60, si è contrapposta un po' a quella che era la canzone tradizionale degli anni 30, 40 e anche anni 50. Questi cantautori sono De André, Tenco, Bruno Lauzi, Cino Paoli, ancora. Tra questi spicca un cantautore che è dimenticato, sconosciuto, si chiamava Umberto Bindi. Umberto Bindi ha finito di apparire in televisione, purtroppo, alla metà degli anni 60, perché aveva dichiarato la sua omosessualità. Abbiamo perso i contatti con un grande compositore, nonché un grande poeta, Umberto Bindi, ed è morto malissimo. È il caso di dire, è morto di fame, perché è stato bistrattato, purtroppo, a volte la mentalità, il bigottismo che porta pure a fenomeni di questo tipo. È stato aiutato da Gino Paoli, ha avuto il vitalizio della cosiddetta legge Bacchelli, nonché la legge Bacchelli prevede un vitalizio per gli artisti che purtroppo cadono in disgrazia, e quindi, ma se ne è goduto per ben poco tempo, perché i problemi di salute non gli hanno consentito di proseguire la sua vita, ed è morto malissimo. Quindi la colpa, noi, la società italiana, il consumismo, eccetera, ha fatto morire questo grande cantautore, questo grande compositore. Abbiamo scelto questa sera una delle sue più belle canzoni che abbia mai scritto e che poi ha avuto tanto successo, perché poi succede questo, che quando uno muore poi incomincia ad essere rivalutato, perché serve pure a fare business. Allora, il brano che vi propone stasera Pier Giuseppe Sazzotti è Il nostro concerto di Umberto Bindi, accompagnato da delle vocaliste: Anna, Dalia, Maria Teresa, Rosanna, Giusy e Vittoria. Il nostro concerto per Giuseppe Sazzotti. Thank you.
tutti il nostro concerto. Sto parlando adesso, sempre parlavamo di Scuola Genovese, un altro cantautore ha vinto un paio di festival di Sanremo, un cantante molto intimo, ma che ha saputo cantare, cioè tutti questi cantautori hanno saputo, erano famosi perché non scrivevano canzoni un po', diciamo così, con retorica scontata, eccetera, ma incominciavano, erano cantautori perché quello che scrivevano era... parlavano della vita, parlavano dei sentimenti, parlavano dei conflitti, delle aspirazioni, delle lotte pure, quindi ecco perché questi cantautori sono stati famosi, per questi pensieri, queste riflessioni che ci hanno, diciamo, lasciato. Adesso di Sergio Endrigo ascoltiamo una delle più belle sue canzoni, Io che amo solo te, Giuditta Cassano. Non ti perderò, non ti perderò.
Cantautore, anche questo un cantautore introverso, ma che ha saputo vedere oltre. La colpa di questo cantautore è perché le cose le vedeva anni avanti. Sto parlando di Luigi Tenco. Chi ha una certa età lo conosce come un cantautore introverso, non rideva mai, non sorrideva mai, però aveva una sensibilità e una carica emotiva notevole, questo cantautore. Cantava dei sentimenti, sì, ma cantava dei sentimenti, quelli veri, quei sentimenti ricercati, eccetera. E quindi stasera abbiamo scelto questa canzone, Vedrai, vedrai. In questa canzone lui vede i genitori che lo vedono così un po' trasandato, un po' non ti realizzi ancora, però lui dice non ti preoccupare, non vi preoccupate, so io quello che faccio e quello che faccio vedrete che avrete risultati nel tempo, come un genitore deve cercare di avere fiducia nel proprio figlio, mai giudicarlo. Lui si sentiva giudicato, ma poi, ecco, con la forza d'animo ha saputo convincere i genitori che vedrete che cambierà, quindi non sarà sempre uguale, non pioverà sempre, ma un giorno cambierà. Questa bellissima canzone ce la canta Brugolin Volgari. Ma vedrai che cambierà.
a lui, al grande poeta. Sto parlando di Fabrizio Di André, questo grande poeta che ci ha lasciato appunto in eredità tanta di quella roba, tanti di quei brani. Stasera vi facciamo ascoltare un trittico di Fabrizio Di André. Lo apre di nuovo Giuditta Cassano con la celeberrima Il pescatore di Fabrizio Di André. Una canzone
origini britanniche. Sto parlando di Jordi, questo giovane, questo ragazzo che pare che fosse, si racconti, che fosse una storia del XVI secolo, insomma. Si racconta che questo ragazzo fosse un bracconiere e a quei tempi in Gran Bretagna era vietato per cui e viene condannato a morte. Siccome era figlio di famiglia aristocratica, lui deve avere il privilegio di essere impiccato con una corda d'oro. Ecco, questa canzone risale appunto alla fine degli anni 50, inizio anni 60, ma De André viene pubblicata, insomma, la sua versione nel 1966. Ce la cantano Daniela De Palo e Manuela Roselli, duo. In questa ballata abbiamo la collaborazione al flauto di Maria Teresa Cantatore. Jordi, Daniela e Manuela. La chitarra, Gaetano.
tutti quanti forse. Allora, D'André, voi sapete, ha scritto la buona novella, ha scritto. Questa buona novella è tratta dai Vangeli apocrifi. Adesso non c'è tempo di spiegare tutti i Vangeli apocrifi, sono i Vangeli scritti in maniera diversa, che non sono quelli dei nostri evangelisti, va bene? Sono Vangeli apocrifi scritti con una, con uno spirito, una mentalità ed un linguaggio, ma soprattutto una verità diversa. Di questi Vangeli apocrifi scritti da Di André, vi facciamo ascoltare l'Ave Maria. Un'Ave Maria, in questo Di André racconta la gioia di una madre che aspetta la maternità, così come lo vivono, lo hanno vissuto le nostre mogli, le nostre mamme, tutti quanti. L'Ave Maria ce la canta Vittoria di Micheli. Di André, dai Vangeli apocrifi, Ave Maria.
Ave Maria, vittoria di Bisceglie. Lucio Battisti, è arrivato questo momento. Lucio Battisti è stato un genio. Noi dobbiamo ritenerlo un genio della musica leggera, per creatività, per innovazione. Io grazie ai miei figli ogni tanto scopro qualcosa di Battisti che ai miei tempi noi eravamo abituati, perché suonavamo, allietavamo ai matrimoni eccetera, alle feste, quindi si lavorava, non c'era quella disponibilità ad ascoltare tutto. Loro oggi, grazie ai mass media, al computer eccetera, YouTube, hanno la possibilità di conoscere, di indagare, beati loro. E quindi oggi scopro sempre un Battisti diverso, nuovo, soprattutto quello dell'ultimo periodo, un Battisti che ricerco. Quindi ho scoperto che, e glielo ho detto ai miei ragazzi, non lo so, glielo dico, imparate a scoprire questi personaggi, questi cantautori, questi musicisti. Battisti è stato un genio, ha fatto delle cose stupende, ci ha lasciato delle pagine stupende, intramontabili. Io stasera vivo l'imbarazzo della scelta, ma giusto così, per fare qualcosa, per farvi cantare dentro anche, dentro. E ho scelto due brani, uno è una canzone d'amore, ma l'amore di Battisti, voi sapete poi che c'è stato il sodalizio con Mogol, questo altro grande paroliere che gli ha fatto compagnia fino a qualche anno prima che morisse. E la canzone si intitola Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Poi il brano successivo, dove canteranno tutte quelle fanciulle, ma sarà il mio canto libero. Allora, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, ce la canta Giusy Bernardi. Per esempio,
perso in quel letto così ampio. Si danza altissimo e va.
dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. E stasera vi eseguiamo il brano che l'ha reso anche celebre, famoso, anche se ha scritto tante bellissime canzoni, ha partecipato al Festival di Sanremo anche. Sto parlando appunto di Ivan Graziani, e di Ivan Graziani ci ascoltiamo la, diciamo, la canzone più bella, una delle più belle di Ivan Graziani, Lugano addio. A voi Maria Clelia Catalano, con in compagnia di Vittoria, sua collaboratrice. Bye.
Vittoria, Maria Clelia Catalano. Altro cantautore, anche egli è scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1981. Noi ci lasciava il grande Rino Gaetano, che tutti quanti penso abbiamo visto una fiction, anche se ha creato delle polemiche, ma comunque ci ha dato la possibilità in qualche modo di conoscere questo cantautore. Di Rino Gaetano abbiamo scelto due canzoni. La prima è di Riccardo Cocciante, ma ascoltiamo una sua versione piuttosto ritmata, e poi ascoltiamo un altro brano bellissimo, Io e io ci sto. Sappiamo bene, Rino Gaetano era un anticonformista, quindi scriveva quello che pensava, insomma, aveva una visione della vita del tutto diversa. E quindi adesso Ornella Vitaiano ci canta A mano a mano. A mano, mi perdo il ferro.
io ci sto. Stasera ce lo canta Rosanna. Per chi non lo sa, per chi non lo sapesse, insomma, Caruso, questa canzone è dedicata al grande tenore italiano, Enrico Caruso, un cantante vissuto fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. È stata la voce più bella che la musica lirica italiana abbia avuto. Fu ritenuta, era il 1912-13, ritenuta la voce più fonogenica all'epoca, pensate un poco, quando i mezzi di registrazione erano rudimentali, proprio molto semplici. Come nasce questa canzone? Spesso quando andava in tournée girava col suo yacht, diciamo, dove lui studiava pure, gli serviva, aveva gli strumenti dentro, e sta facendo delle serate in Campania e si guasta lo yacht, la sua barca, insomma, e attracca al Golfo di Sorrento, guarda caso, doveva dormire, insomma, deve cercarsi un luogo e va in questo albergo e il direttore dell'albergo, arriva Lucio Dalla, insomma, tutti gli onori di casa, eccetera. E dove va?
lo ospita in una stanza particolare. Dice: venga, le do una stanza molto bella. Apre le finestre, che bel paesaggio, così. E il direttore chiama Lucio Dalla, dice: maestro, sa a chi apparteneva, a chi è appartenuto questa stanza? Perché quando Caruso è tornato in Italia, ha voluto morire in Italia. È stato poco tempo, insomma, lui, la moglie, aveva il pianoforte, quindi cercava di, quando si sentiva bene, cercava di suonarsi qualcosa, amava suonare. E dice: qua dentro è morto, è vissuto, abbiamo ospitato il grande Enrico Caruso. Ecco che Lucio Dalla, insomma, preso da questa, da questo stato d'animo, insomma, non può, non potete fare a meno che aprire le finestre qui sul mare Luccica, il Golfo di Sorrento, nasce questa bella canzone. Caruso. Adesso, Rosanna, è tutta tua. Ecco, revocaci questi bei momenti. Rosanna e Francesco Caruso di Lucio Dalla. Verdi come il mare, poi l'improvviso giù la lacrima.
così. Sapete già di chi dovrò parlare, di chi sto parlando. Un cantautore la cui scomparsa è stata una cosa inaspettata. L'avevamo visto alla fine dell'anno, l'avevamo visto del 2014, ma il 4 gennaio del 2015, a distanza di 4 giorni, Pino Daniele ci lascia. Questo grandissimo cantautore che ha rivalutato il linguaggio partenopeo attraverso un genere a lui congeniale, il jazz, il blues, insomma. E quindi ci ha raccontato un'altra Napoli, ci ha raccontato la Napoli del sole, la Napoli quella della sofferenza, ci ha raccontato la Napoli del mare, del sole, la Napoli che si arrangia, insomma, ci ha raccontato la Napoli, quella vera, non quella che ogni tanto vediamo nelle televisioni, cioè ogni tanto la camorra, ma esiste una Napoli che noi dobbiamo rispettare tanto, perché è una terra, la Campania, straordinaria, è una terra straordinaria la Campania. Allora, partiamo con questa terra di canzoni e parte Rosita Brucoli con Quando Piove, una bellissima canzone di Pino Daniele. Seguirà A Se Isto Ca e infine l'ultima canzone del nostro concerto dei cantautori, appunto, con Napoli e. Allora, Rosita con Quando Piove. Thank you.
Stoccato.
Alfonieri, Vittoria Giussi, Rosanna, Maria Teresa, Olga, Dani. Ebbene, io vi ringrazio di essere intervenuti stasera, soprattutto per così rendere omaggio a queste creature che ci hanno lasciato, ripeto, in maniera così prematura. E ci siamo incontrati qua per rivolgere un pensiero particolare al nostro caro Antonio. Stasera, Antonio, sono sicuro ci avrà ascoltati stasera. Scusaci qualche nota falsa se volata, ma l'abbiamo fatto in buona fede, l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo scelto come brano finale la canzone che ha reso celebre Domenico Modugno, Volare, nel blu dipinto di blu, perché per noi Antonio non è andato via. Antonio è partito per un viaggio e noi è volato per altre mete, una nuova vita. Scusatemi, ma non riesco a dire le cose che voglio dire. Dico soltanto ad Antonio: proteggici, aiutaci, e sei fortunato perché sei andato ad incontrare tutti i grandi artisti, quindi immagino quanta musica potrei fare con la tua tromba, quanta musica potrei fare con loro. Noi da qua giù non possiamo fare altro che ricordarci e così aiutaci ad andare avanti e aiuta queste fanciulle, aiuta tutti quanti i ragazzi come te a proseguire e ad andare sempre avanti. Grazie Antonio. Fare i doverosi ringraziamenti prima di partire con l'ultimo brano. Voglio ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questo evento. Prima di tutto, non so se è presente, il direttore del Museo del Libro e la Casa della Cultura, il dottor Francesco Picca. Oggi è lui. Non so se è presente il vice sindaco. Ah, ecco, buonasera. Sono onorato della sua presenza. E Monica Montanari. Ok, grazie. E voglio salutare anche l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di fare il concerto in questa bellissima cornice. Voglio salutare chi ha provveduto per la prevendita di Bar Sanremo, Sintonie Strumenti Musicali, Bar 79 e soprattutto il negozio, la Pelletteria Carisma. Nel silenzio l'impresa delle pulizie, la Pulifacile, ha voluto contribuire al sostegno di questa iniziativa. Voglio ringraziare tutte queste fanciulle che grazie a loro possiamo fare musica e mi hanno aiutato nella collaborazione. Facciamo un applauso a tutte le ragazze del laboratorio. Vi affacciate tutte così. Ok, partiamo da Vittoria, Giussi, Maria Teresa, Rosanna, Daria, Anna, Olga, Daniela, Maria Clelia, Ornella, Rosita, Giuditta, Manuela, Pigi, Fulvio. I musicisti: Francesco Giancastro, Paolo Montarulli, Tommaso Zummo. Ringraziamo i genitori che hanno collaborato, insomma. Il gruppo di tecnici: Mimmo, Domenico e Gaetano. Il custode Antonio,
Senza di loro non possiamo far niente. E al botteghino, Edoardo, Francesca e Valeria. Se non ho dimenticato nessuno. E un particolare saluto a voi tutti, se il nostro vice sindaco vorrà porgere un saluto, io dico grazie. Sì, grazie, insomma, grazie a lei maestro e a tutte le cantanti e musicisti, perché ci avete regalato un piccolo momento, come dire, per trovare un po' di conforto in questi giorni in cui le nostre orecchie hanno ascoltato e sentito notizie che non dovevamo sentire. Lì abbiamo anche visto cose che non avremmo dovuto vedere, quindi portarci in questo luogo d'arte e di bellezza ci aiuta in qualche maniera a trovare nella bellezza e nell'arte anche un senso alle cose, un senso per andare avanti. Quindi grazie a voi, buona serata. Allora, ringrazio i genitori di Antonio, grazie per averci onorato della vostra presenza. Antonio vivrà i nostri cuori, una promessa. Adesso facciamo volare in alto il nostro affetto verso Antonio. Signori, nel blu dipinto di blu, il laboratorio Lubiscanto e l'ensemble strumentale, ok? Thank you.
grazie. Signori, grazie a tutti di essere intervenuti. Grazie. Il laboratorio Lupiscanto, l'ensemble. Grazie a tutti, buonasera.